Caro dei svincolati è ancora aperto, stiamo facendo delle valutazioni per chiudere la rosa. Alessio è un punto importante per la nostra squadra e quindi siamo riusciti, grazie anche allo sponsor New Energy che ci ha dato una mano, a chiudere la trattativa e a mettere Alessio in rosa a disposizione del mister fin da domani, avendo già superato il tampone e le visite mediche. Da domani si aggregherà al gruppo. È venuto fuori questo nome, è uno di quei giocatori, oltre a qualche altro centrocampista, che abbiamo preso in considerazione, però è ovvio che poi bisogna capire anche se dall'altra parte chi viene interpellato può intende giocarsi la chance Arezzo o meno. È ovvio che tu fai leva sugli svincolati in questo momento. Il discorso del difensore invece, questo diventa, come spiegavo prima nella conferenza stampa, secondo me diventa fondamentale uno che possa alzare o comunque che sia di livello per poterci dare una mano. Tanto per non prendiamo nessuno, rimaniamo così e ci lavoriamo sulla fase difensiva. Conferenza stampa, se parlate dei portieri, puntate sui giovani, perché questa scelta? È una scelta legata al minutaggio, una scelta legata anche alla voglia di poter sfruttare maggiormente qualche ruolo importante e quindi qualche settore del campo importante, quindi utilizzando il portiere, utilizzando il terzino sinistro, utilizzando un attaccante esterno, visto che ne abbiamo presi due di 2000, Sané e Merola, è la possibilità di utilizzare gli over negli altri ruoli, quindi questa è la scelta indicata in questo momento. Può essere rischiosa? Come in tutte le cose è normale, c'è sempre un rischio che ti tocca pagare, e forse quello che è accaduto oggi, anche degli errori che si sono sviluppati, fanno parte anche della giovane età e comunque di un'impostazione da parte della società. Ma io vi posso dire, avendo in passato lavorato anche con gente esperta, gli errori capitano anche a quelli più grandi, quindi fa parte del gioco, andiamo avanti e cerchiamo di sbagliare il meno possibile. Grazie.